Allora, la mamma si presterà per aprire la prima casella, visto che io mi sono appena svegliata. Vai. Una mezz'oretta. Sono belli imbustati, eh? Meraviglia. Belli. Il nostro calendario dell'avvento. Buongiorno, oggi è il 1º dicembre, io non potrei essere più felice di così. Abbiamo aperto il calendario dell'avvento dei cani, come avete visto nella intro, e ora vado in scuderia, stranamente oggi giornata dedicata interamente ai cavalli, perché viene la veterinaria a fare i vaccini. Noi facciamo a tutti i cavalli anche la rinopolmonite per sicurezza, preferiamo che tutti abbiano gli stessi vaccini, quindi loro si devono uniformare a tutti gli altri. Verrò a casa a pranzo e poi ripartiamo e torno in scuderia per tenerli un pochettino sotto controllo. Oggi ho annullato le lezioni proprio per lasciarli tranquilli. Comunque io sono in ritardo, come sempre. Sono però felicissima che siano iniziati questi Vlogmas. Spero con tutta me stessa di poter fare il massimo per portarvi più Vlogmas possibili. E quindi corriamo in scuderia e partiamo con questi Vlogmas. Allora, intanto vi faccio di nuovo vedere questi leggings della ELT, mi sto trovando veramente veramente bene, probabilmente non vedrete assolutamente niente. Comunque sono quelli con all'interno il pile caldo che vi ho fatto vedere nello scorso vlog. Mi sto trovando da Dio, mi piacciono veramente un sacco e ne ho ordinato un altro paio blu, comunque è alla fine lo stesso modello. Vi spoilerò questo perché da oggi voglio assolutamente utilizzarlo. Berretto My Selleria natalizio, in realtà c'è in due colori, vi faccio vedere anche l'altro. L'altro però è un regalo, quindi lo devo tenere bene, invece questo qui è mio. Questo è l'altro colore, guardate che bello, bianco e azzurro e questo blu scuro. Questo è veramente veramente bello, però lo devo tenere bene perché è un regalo appunto. Cioè, vi giuro, quanto è bello! Io sono troppo gasata che sia l'1 dicembre, che sia, diciamo, finalmente arrivato questo periodo, quindi direi che ora possiamo andare in scuderia. Devo passare in garage, a prendere tutte le cose natalizie. Allora, ho appena scoperto in realtà che hanno spostato tutte le mie cose natalizie. Questa è stata la mia faccia. Quindi potrò recuperarle solo oggi pomeriggio o stasera. Quindi per oggi ci accontenteremo soltanto di questo. Che ragazzi, vi dico, è fighissimo. Esco indossato, guardate che bellezza! Bellissimo, My Selleria top. Allora, siamo pronti per il primo giorno di calendario. Allora, sono quelli con i semi di lino, che non hanno mai assaggiato, quindi proviamo a darglielo. Puffins! Tieni! Ecco il calendario dell'avvento. Allora, siccome hanno fatto tutti e due vaccini, penso che li lascerò tranquilli sia oggi che domani. Quindi saltano anche i miei piani domani di shooting natalizio, ma penso che lo recupereremo domenica. Quindi adesso gli porto altro fieno, visto che l'avevano praticamente finito. Penso che andrò a casa, così che torno poi oggi pomeriggio e se non hanno la febbre, magari li metto fuori. Se invece hanno la febbre, magari li lascio lì tranquilli nel box. Ora potrei approfittarne per fare un po' di pulizia, visto che dovete stare tranquilli e pulirvi. Perché siete sempre due sporchini. Poi oggi pomeriggio, se riesco, faccio il box. Ah, dici? Li spazzoliamo. Sto cercando di mettere questo Elvis per fare una foto, ma non è molto d'accordo, non so perché. Elvis lo... Oh, bravo!
Fermo, fermo, fermo! Bravo, amore! Bravo! Vieni! Bravo! Oh, adesso lo puliamo. Bravo, topo! Non molto convinto di me. Non è molto convinto. Allora, devo dire che dopo un primo momento di dermatite, la Rorò ha tirato su un bellissimo pelo invernale, veramente morbido. C'è stato un momento che ha avuto una dermatite, che però penso sia dovuta un po' anche al passato, insomma, del suo metabolismo che non è stato mai il massimo. Sì, amore mio. Quindi, ha avuto questo primo momento di dermatite. Poi, ora in realtà è passato abbastanza da solo. Vi faccio vedere magari i prodottini che le sto applicando. Però penso che sia stata più una. No, 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 no. Cioè si è abbastanza ripresa da sola. Sicuramente i prodottini hanno aiutato parecchio, soprattutto nella zona qua dietro della coda dove si è grattata veramente tanto. E hanno aiutato più che altro alla ricrescita del pelo. Per il resto penso che la fase critica del cambio stagione della dermatite da cambio stagione sia abbastanza passata. Tu invece sei sempre zozzo, ma non hai voglia di essere pulito, quindi non ti voglio costringere. Allora adesso andiamo a prendere i prodottini e puliamo un pochino anche la coda e la criniera. Anzi, prima la spazzolo, così poi vado a prendere i prodottini. Quando l'ho presa non si faceva letteralmente neanche avvicinare al sedere, diciamo la parte posteriore, invece adesso è tranquillissima. Elvis oggi non ha voglia di essere pulito, quindi non lo costringo, magari lo pulirò oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio avrai voglia? Me lo fai sapere per favore? Grazie. Invece la Rorò si è fatta pulire tranquillamente. Anzi, penso che abbia anche apprezzato questa sessione. Adesso vado a prendere i prodottini e poi vi lascio che vado a casa a mangiare. Un bacino. Secondo me il picco massimo di bellezza ce l'avrà l'estate prossima, la Rorò. Perché quest'inverno ha avuto ancora questo cambio di pelo un po' derivato dalla sua situazione precedente, ecco. Poi secondo me il picco massimo di bellezza ce l'avrà l'estate prossima e da lì sarà in discesa. Sì, sto parlando proprio di te, che sei bellissima. Dai, oggi vi meritate un sacco di biscotti. Vado a prendervene ancora due. Sono anche stati relativamente bravi con la Vette. Devo dire più Elvis. Stranamente, è stato più bravo lui.
prendo un po' di nuggets da dare ai pony, che sicuramente apprezzeranno. Ne do una manciata anche a Puffins, perché ci sono. Puffins, tieni. Guarda, un altro regalo oggi. Allora, vi faccio vedere che per la dermatite della Rorò sto utilizzando i prodotti di Union Bio che ho comprato con il Black Friday, l'Equilux e l'Equiderma. E devo dire che il risultato comunque si è visto subito, quindi sono molto contenta di questi due prodotti. Per la pelle invece screpolata ho usato questa, che sapete dall'anno scorso, anzi no, dagli anni scorsi, che ho usato anche tantissimo sulla dermatite di Malaghegno. Infatti sono molto contenta perché funziona effettivamente molto bene per far ricrescere in fretta il pelo, quindi porto questi tre prodotti qua. Cosa applichiamo? Applichiamo prima la cremina sulla pelle dietro, dove si è screpolata tutta. Non mi è possibile lasciarlo lì il telefono, quindi non vedrete assolutamente niente di quello che sto facendo. Ok, ottima appoggia crema Rorò, questa su proprio la pelle direttamente. Poi spruzziamo un po' di Equiderma sulla coda e lo pettiniamo con questa. Brava! E ora vado con la spazzola. E infine metto un po' di Equilux sia sulla coda che sulla criniera. L'Equilux è proprio un gel, quindi lo spalmo un pochino, poi lo pettino. Ok. Ecco, ne mettiamo un pochino. Aspetta. Una manciatina. Ecco. Ok, direi che posso andare a casa. Oggi pomeriggio pulirò questo teppista. Speriamo non vi venga la febbre. Non so se si vede dalla faccia, ma mi sono fatta anche un pisolino. Sono le 2:30, è abbastanza tardi, però vabbè, oggi non devo fare assolutamente nulla. Devo però fare una commissione importante, ovvero andare a prendere anche per me un calendario dell'avvento, un piccolo calendario dell'avvento, perché mi sono resa conto che io non ce l'ho, questa cosa non va molto bene. Mi sono attrezzata per il pomeriggio con due paia di calze, la giacca, e direi che possiamo andare. Vai, abbiamo Milka Oreo e M&M's. Vai. Ah, ok. Però sono grandi le sorprese, eh. Quello con gli arachidi. Puffins, siamo ufficialmente pronti per questa stagione. Loro comunque hanno voglia di uscire, quindi vuol dire che non stanno male come mi aspettavo, come ero preoccupata, ecco. Adesso faccio il box veloce veloce, così poi non vi disturbo ulteriormente, vi preparo un po' di fieno. Questo penso sia uno dei loro momenti preferiti. Non lo faccio sempre, lo faccio solo quando
Le reti sono praticamente piene, ne devo aggiungere solo un po'. E loro sono felicissimi di questa cosa. Ecco. Vabbè, a parte il fatto che Rorò, potevi spostarti un pochino. Stamattina ti ho pulita per niente. Adesso gli lascio qua la cariola da spiluccare. E anche perché questa polverina qua è la loro preferita in realtà. Vero? E pulisco un attimo Elvis, solo la coda magari e la criniera. Allora, questo primo vlogmas è super intenso, ma è un caso. Quindi non vi aspettate da tutti gli altri tutta questa attività. Perché secondo me tutte le cose che sto riprendendo oggi poi non le riprenderò più, anche perché le faccio letteralmente tutti i giorni. Tipo adesso mettiamo gli integratori.